Milena Speranza, oggi si parla dell'articolo 32 e dei problemi del terzo settore. Assolutamente sì, ci sembrava necessario stimolare l'attenzione verso un settore che spesso resta un po' indietro rispetto alle dinamiche che ci sono comunque sulla nostra sanità, sul nostro sociale. È un mondo particolare, un mondo che ha bisogno di essere magari rivisto anche in una riorganizzazione specifica che vede più al centro le persone. Noi riteniamo che le persone che sono poi accolte in strutture sono comunque persone che hanno bisogno di essere assistite su un livello sanitario, ma anche un livello di qualità della vita che comunque non può finire lì dentro. Ecco, noi siamo contro i ghetti fatti così nelle strutture dove non magari l'anziano viene messo un po' abbandonato su quello che è l'assistenza vera e propria, la qualità della vita che deve avere e la continuità della sua vita. Riteniamo che un anziano debba passare bene gli ultimi anni della propria esistenza e lo debba passare nella qualità più assoluta. Quindi noi siamo qui oggi per stimolare i ragionamenti e trovare anche idee. Crediamo che non ci possa firmare soltanto a quanto possano essere importanti gli accreditamenti relativamente a numeri, a costi, ma soprattutto vogliamo che invece si pensi all'utenza che in questi servizi entra e ai bisogni che hanno. E all'interno di queste strutture ci lavora un personale specializzato e riteniamo che anche verso di loro ci vada un'attenzione maggiore per quanto riguarda la formazione, la qualità del lavoro che gli si propone. È un personale che lavora spesso in burnout, quindi riteniamo che anche per loro ci debba essere un momento specifico e dedicato, che deve essere quello di formazione professionale, ma anche quello di e individuare veramente quali sono i tempi che loro devono dedicare all'utenza, perché quando raccogliamo le dichiarazioni dei lavoratori raccogliamo soprattutto questo malessere. Ci dicono che loro vorrebbero dedicare più tempo all'utenza e non hanno momento per farlo. Quindi oggi verrà fuori anche un po' di discussione relativa a una delibera che la Regione Liguria ha fatto e che è riferita ai minutaggi. Noi riteniamo che 80 minuti al giorno dedicati a un anziano siano veramente insufficienti, vorrebbero dire 2 minuti, 3 minuti all'ora, e quindi è su questo che vorremmo in qualche modo porre l'attenzione.